Un incidente stradale avvenuto verso le 1:30 di ieri notte sulla nuova Bazzanese a Ponte Ronca di Zola Predosa in provincia di Bologna ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due. Lo scontro frontale ha coinvolto una Dacia Duster e una Fiat Ducato. La vittima è una ragazza di 19 anni che si trovava al volante dell'auto. A bordo del furgone c'erano due donne di 45 e 62 anni che sono state trasportate in ospedale in condizioni di gravità media. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i servizi di emergenza, tra cui il 118 e i vigili del fuoco, mentre i carabinieri sono stati incaricati di ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico lungo la Bazzanese anche durante le prime ore del mattino.